Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo qui con un nuovo video nel quale vi parlerò del canale navile. Ma prima di iniziare direi che possiamo mandare la sigla. Il canale navile è uno storico canale di circa 40 km. Fu costruito fra la fine del 1100 e l'inizio del 1200 e collegava Bologna a Venezia. Il navile ha rappresentato un'importante via di collegamento per i traffici commerciali marittimi, poiché grazie ai suoi sostegni, ovvero a delle specie di chiuse, e le opere idrauliche costruite lungo il suo percorso, consentiva il passaggio delle navi dal mare verso l'entroterra. Il canale rimase in uso fino al secondo dopoguerra e lungo le sue rive vennero costruite numerose aziende che sfruttavano la forza dei mulini ad acqua per funzionare, come le fornaci, i mulini e le numerose centrali elettriche. Oggigiorno, lungo le sue rive, è presente un percorso ciclabile di circa 6 km, nel quale troviamo numerosi posti interessanti, tra i quali ricordiamo il sostegno del battiferro. Era un importante sistema idraulico che consentiva alle barche provenienti dal mare di superare i forti dislivelli sul canale navile e giungere fino in città, ovvero a Bologna. Il termine battiferro fa riferimento a un antico stabilimento adibito alla battitura del ferro e del rame che si trovava lì in zona. Il sostegno dei torreggiani venne costruito intorno al 1560. Il nucleo è oggi composto dalla casa di manovra e dalla conca di navigazione. Il sostegno dei landi. Il sostegno dei landi è detto anche del sostegnazzo. È risalente al 1560 e ancora la conca di navigazione è intatta ed è uno dei pochi che ce l'ha ancora. Infine troviamo il Ponte della Bionda. Il Ponte della Bionda viene anche chiamato Ponte Nuovo. È un antico manufatto posto nel corso del canale navile, costruito alla fine del 1600. Consentiva il passaggio dei cavalli che trainavano verso la città i barconi che venivano dalla bassa, ovvero dalla pianura, a volte anche dal mare, poiché navigando sul navile si poteva raggiungere l'Adriatico. Vi spiego, in genere per far risalire i barconi dal mare verso la città, che quindi comunque si trova ad un livello più alto, le barche venivano collegate a due cavalli posto ciascuno sul lato della riva. In questo modo i cavalli trascinavano la barca controcorrente e appunto il Ponte della Bionda veniva utilizzato per far attraversare i cavalli da un bordo all'altro. Il Ponte Nuovo, appunto Ponte della Bionda, si chiama così perché si dice che su di esso spesso c'era una ostessa che offriva dei servigi, e non sto a specificare perché sennò YouTube mi blocca direttamente il video e mi dà uno strike, ai barcaioli che risalivano il canale. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi rendo conto che è un po' breve, ma alla fine non c'è tanto da dire, però essendo un posto comunque molto importante di Bologna, almeno per me, ho deciso di portarvelo qua sul canale. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere un bel like, se non vi è piaciuto mettete dislike, però per favore scrivete nei miei commenti cosa non vi piace, così che posso migliorarmi nei video futuri. Vi ricordo inoltre che nei commenti potete scrivermi tutto ciò che volete, consigli, idee per video nuovi, qualsiasi cosa. Ricordatevi inoltre di iscrivervi al canale, che mi farebbe tanto tanto piacere, e che qua sotto in descrizione trovate il link sia per la mia pagina Instagram e sia per il mio profilo su Facebook. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!